Casa dolce casa. Dunque, benvenuti nel mio nuovo studio con questo bellissimo eco che ci accompagnerà per tutto il video. Adesso faccio prima lo accendo e poi faccio un piccolo tour. Facendo un piccolo tour, questa è la porta da cui siamo entrati. Ci si gira, c'è questa bellissima volta così. Questa copertura bellissima. Qua abbiamo un piccolo angolo studio, scrivania su cui devo mettere tutte le mie robe, sono appena arrivato. E qua abbiamo una stufa perché qua dentro si gela, cioè tipo scalda 33 gradi e ciuccia corrente come ci fosse un domani. Un divano, il mio spazio per fare le foto personale, che adesso è qua annicchiato così, ma poi lo tiro fuori perché oggi ho un servizio. Quindi praticamente prendo, lo sposto tipo qua o comunque più avanti. Faccio sedere la modella lì, c'ho la luce, insomma qua sembra tutto più piccolo nel video, ma è abbastanza grande. Poi di qua abbiamo un bagno, barra cose per... un disordine forse, boh. No, allora sono una persona ordinatissima. È fantastico, sono un uomo da sposare. Allora, imparato anche le luci. E basta, adesso ve lo spiego. Pronti? Ve lo racconto. Allora, vi racconto un pochino lo spazio, scusatemi l'audio, è praticamente vuoto questo posto. Qual era il problema? Beh, inizialmente io scattavo semplicemente sul soppalco di fronte a casa mia, dove ho messo il video, dove ho messo l'inquadratura dei video negli ultimi 2-3 video, se li avete visti. Quindi praticamente era uno spazio piccolo, la luce ci stava solo da una parte, non potevo spostarla più di tanto, i modelli o le persone a cui dovevo fare le foto stavano un po' stretti. E quindi cosa è successo? Mio padre ha detto: guarda, io ho bisogno di questo ufficio perché comunque ho una base, anche lui aveva bisogno di uno spazio dove lavorare, e quindi ha detto: tu prenditi questo spazio, ti piace lo spazio, io ci sto dentro con l'ufficio, faccio quello che devo fare, e tu ci metti dietro per la fotografia e fai le foto. E io dico: no, pronti. Culo pazzesco. Abbiamo una cassaforte da 12 tonnellate dei proprietari che si hanno lasciato perché sono qua in affitto, e basta, quindi è vuota, impossibile da smontare, da spostare, un po' scomoda perché è un po' in mezzo al cazzo, però ci attacco le luci per fare le cose. E basta, la luce me la giro tra qua e casa, quindi quando devo girare dei video magari me la porto a casa, quando devo scattare delle foto in questo periodo, i video ce li ho pronti, la lascio qua per fare le fotografie. E basta, giusto per raccontarvelo, adesso dovrebbe arrivare la persona che devo fare le foto, quindi mi sa che ho praticamente finito il mio tempo. E basta, un saluto, ciao a tutti.